La mail direi che oggi è indispensabile, diciamo che ce l'hanno tutti, è uno strumento a cui ci siamo abituati, è uno strumento di comunicazione, è uno strumento che mi consente di scrivere a qualcuno, a più di uno, destinatario in maniera elettronica, digitale. Dalla creazione di una mail alla differenza con la PEC, passando per l'utilizzo dello SPID, tutte procedure o acronimi che oggigiorno sono diventati linguaggio quotidiano, ma che non tutti masticano così bene. Questa mattina, durante Sveglia Trieste, assieme all'ingegner Lorenzo Bandelli, esperto di tecnologia e informatica, abbiamo voluto spiegare alcuni concetti base proprio per tendere una mano a quei cittadini che seguono la nostra trasmissione e non sono così pratici della materia. La scelta è stata quella di partire dai concetti più semplici e che hanno un reale riscontro nei servizi al cittadino o in altre operazioni quotidiane con lo strumento digitale. La mail assomiglia alla lettera, beh, la posta elettronica certificata è la raccomandata. È la raccomandata con tanto del famoso avviso di ricevuta di ritorno. Se il destinatario ha una PEC, a questo punto avviene un meccanismo esattamente come quello che fa l'ufficio del servizio postale, cioè io che sono emittente. Mando una PEC, il gestore che fa da ufficio postale mio, del mittente, innanzitutto mi manda subito un messaggio dicendomi il tuo messaggio è arrivato A da me. me. Dopodiché, come se fosse un postino, il sistema PEC prende questa mia mail, questa mia comunicazione e la manda all'ufficio postale che può essere diverso, no? Del destinatario. Io potrei avere un gestore e diciamo che sia tu il Io, mio sì. corrispondente, hai un altro gestore. Perfetto. Ok? A questo punto, quando è arrivata presso il tuo gestore, quel sistema mi manda un messaggio e mi dice: è arrivata, è stata consegnata. Quindi a questo punto io sono, diciamo, ho la prova che la mia comunicazione è arrivata nella tua casella. La PEC non è gratuita. Venerdì prossimo, 11 dicembre, proseguiremo sempre assieme a Lorenzo Bandelli su questi argomenti dalle 9 alle 10 nel corso di Sveglia Trieste.